Avevamo già fatto questo provvedimento fin da subito. Ieri sera, nella notte, si è costituito il soggetto che stavamo cercando. Come sempre accade in questi casi, chi si rende responsabile di fatti con l'uso delle armi, nell'immediatezza si sottrae alle ricerche, anche per evitare gli accertamenti immediati con lo Stato e via dicendo. Ieri sera si è costituito. La cosa più grave è che già sarebbe stato grave se il fatto fosse avvenuto solamente per il motivo banale della lite a seguito di un incidente o per il parcheggio, ma le verifiche che stiamo continuando a svolgere in queste ore dimostrano che probabilmente non è successo solo questo, perché è da un po' di tempo che ricevevamo delle sollecitazioni e le forze dell'ordine avevano alzato la guardia, perché succede un po' quello che succedeva e che ci raccontavano i collaboratori di giustizia sul tentativo di gruppi di giovani di avere il controllo e il predominio sul territorio. Ragazzi che girano armati, alcuni genitori mi hanno fatto arrivare queste preoccupazioni per dire che la mobilità ribonese ha ricominciato ad essere gestita in un certo modo. Ragazzi che non fanno mistero far vedere le armi quando circolano in prossimità di alcuni esercizi commerciali, e probabilmente anche questo fatto si colloca in quell'ambito. Abbiamo accertato e stiamo verificando chi sono i responsabili, abbiamo forse già identificato in buona parte, di una rissa che si è verificata in precedenza. A distanza di tempo questa rissa è stata regolata, come avviene purtroppo troppo spesso qui a Vibo, perché l'ultima parola viene lasciata quasi sempre ad una pistola o ad un fucile, perché così si regolano i rapporti nel vibonese. Pensavamo anche, forse grazie al lockdown, che alcuni fenomeni li avevamo quantomeno regolati, ma evidentemente non è così. Del resto noi avevamo avuto delle avvisaglie, avevamo avuto un omicidio durante il lockdown, avevamo avuto tanti tentati omicidi durante il lockdown, e con le forze dell'ordine, in particolare con l'arma dei carabinieri, continuo a ringraziare per tutta l'attività che stanno svolgendo. Avevamo fatto tutta una serie, avevamo dichiarato guerra alla detenzione delle armi, tant'è vero, io mi sono fatto portare all'elenco che nel giro di poco più di un anno avevamo fatto 12 interventi con sequestri di armi. Io ho parlato anche col prefetto di questa situazione e credo con il prefetto, col quale c'è una grande collaborazione, soprattutto nel campo della prevenzione, e credo che verranno presi provvedimenti. Dobbiamo prendere provvedimenti anche sulla detenzione legale delle armi, perché purtroppo la detenzione legale tramite vere o finti furti alimentano questo mercato e questa facilità con cui ci si procacciano le armi, le pistole, i fucili qua nel vibonese. L'altra cosa che abbiamo registrato, poi per i dettagli cederò la parola al collega, collega che purtroppo non può parlare, però il collega Cirolotoro è quello che ha fatto il provvedimento di fermo, che ha operato, che mi ha tenuto aggiornato su tutte le cose, e i carabinieri che hanno operato. L'altra cosa grave che registriamo è innanzitutto l'onestà, perché purtroppo questa non è mai venuta meno qui a Vibo. Tutte le persone che, a parte che non c'è stata una segnalazione della sparatoria se non a distanza di tempo, le persone che erano a conoscenza dei fatti, immediatamente sentite, hanno tutti negato, nessuno ha collaborato. Adesso prenderemo seri provvedimenti anche su questo versante, e addirittura dalle immagini che abbiamo a disposizione abbiamo notato che
che c'erano dei passanti che vedevano questo ragazzo diverso per terra e nemmeno si fermavano per capire cosa fosse successo. Quindi, insomma, è un fatto grave e che personalmente mi delude molto, perché pensavo che certe dinamiche fossero finite. Il provvedimento di fermo è stato emesso nei confronti del soggetto ritenuto responsabile per tentato omicidio, perché dalle immagini sembra chiaro ed evidente quale fosse il fine, oltre che per la detenzione e il porto dell'arma illegale. Va bene. Questi sono i dati, diciamo, generali. Stiamo facendo tutta un'ulteriore attività volta ad accertare qualsiasi tipo di profilo di responsabilità che è connesso a questa vicenda, dai favoreggiamenti alle omissioni di soccorso, a chi ha aiutato a reperire la pistola al soggetto fermato e via dicendo. Prego, lascio la parola al colonnello Capecio. In realtà è difficile aggiungere qualcosa alle parole del procuratore. Tanto lo ringrazio ancora una volta per le belle parole che spende per i carabinieri del comando provinciale e più in generale per le forze dell'ordine. È ovvio che sono parole che ci danno sempre ulteriore stimolo e sprone a fare sempre meglio. E aggiungerei solo due cose. Intanto che, come è stato evidenziato, già dalla notte le indagini avevano assunto una direzione chiara e tra l'altro mi pregio di dire veramente in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria. Il procuratore di turno, il dottor Loro, ha preso cognizione immediatamente della gravità dei fatti e li ha seguiti e appresi in prima persona da subito. Tant'è che, come ha detto il procuratore, già nelle prime ore del mattino di domenica erano pronti i provvedimenti, il provvedimento di fermo era già bello che pronto. Approfitterei per aggiungere, fare un plauso però a quello che ha fatto, lo sforzo che ha profuso tutto il comando provinciale, come sempre, perché la nostra caratteristica è fare il gioco di squadra. Però una volta tanto vorrei spendere un nome, non l'ho mai fatto, ma per il personale della compagnia di Vibo, perché dall'immediatezza dei fatti fino alla consegna, diciamo alla resa del fuggitivo, hanno dispiegato un dispositivo di forza incredibile, avvalendosi di tutte le stazioni della componente radiomobile, con la quale hanno fatto sostanzialmente rastrellamenti a tappeto. Pensate che sono state fatte in meno di 48 ore oltre 30 perquisizioni domiciliari, posti di controllo soprattutto tra la zona di Vibo e Cessaniti Briatico, che hanno praticamente braccato l'autore. Però, come ha detto il procuratore, in realtà questo dispiegamento di forze aveva un duplice fine. Certamente stringere il cerchio attorno all'autore, ma anche evitare possibili reazioni o escalation, perché ovviamente l'esperienza di rinascita, quello che è successo prima e che noi speravamo non potesse più tornare, aggiungo anch'io la mia amarezza, ci ha insegnato a non sottovalutare questi episodi e evitare soprattutto l'escalation. Quindi la risposta immediata per noi è una doppia soddisfazione: A, per aver dato un segnale fortissimo sul territorio. Non aspettiamo 2 anni per perseguire gli autori di questi fatti, come è successo in passato. Quindi la risposta ancora una volta è stata immediata, ma soprattutto contiamo di aver stroncato anche possibili immediate reazioni, che è una cosa che ci soddisfa e che, come ha detto il procuratore, va anche nella linea della prevenzione. Quello che succedeva in passato, era, almeno dal racconto dei collaboratori di giustizia, è che questi fatti accadevano quasi come se fosse una cosa normale. Era normale che si girasse armati, era normale che si minacciassero le persone o addirittura venissero attinte da colpi di arma da fuoco per regolare situazioni di questo tipo. A differenza che in passato, negli ultimi 2 anni, dal momento in cui io ho assunto le funzioni di procuratore della Repubblica, non è certo per la mia bravura, ma per la bravura delle forze dell'ordine, oltre che dei miei sostituti, non è mai successo nulla che non sia stato accertato nell'immediatezza.
tutti i tentati omicidi, l'omicidio che è successo, anche questo, sono stati tutti assicurati alla giustizia gli autori. E questo è lo sforzo che continueremo a fare in futuro. Però nonostante questo, purtroppo dobbiamo registrare che questi fatti continuano ad accadere e continuano ad accadere con troppa facilità. Quindi speriamo che la gente capisca che bisogna stare lontani anni luce dalle armi, e questo sforzo di ricerca e di contrasto alla diffusione delle armi vorrà dire che lo dovremmo riprendere, e lo dovremmo riprendere con maggiore veemenza rispetto al passato. Io, il capitano Bui forse qualcosa lo vuole dire, per quello che ha operato con la compagnia e con la... Sì, in realtà sì, diciamo, purtroppo portiamo il know-how di un sacco di fatti reato, e anche questa volta diciamo, abbiamo adottato il modello operativo con il nucleo operativo e il nucleo investigativo. La vicenda diciamo, è molto lineare e purtroppo ricalca un po' quello che è successo molte volte, almeno da quando siamo qua e procediamo su questi fatti. C'è stata una rissa, una lite che avviene intorno all'una e mezza. Dopodiché le persone diciamo, si riorganizzano, questi ragazzi, tra cui il destinatario del fermo, si organizza per dare una risposta, si arma e intorno alle 3 ritorna a Vibo Centro, una piazza in cui c'erano tante persone nonostante fossero le 3, e ricomincia la reazione, diciamo, cioè la reazione alla rissa che c'era stata poco prima, quindi una risposta armata questa volta che riprende il via intorno alle 3. Dopo una breve colluttazione, in realtà dove partecipano tante persone, che alcune provano a dividere, alcune fomentano l'azione tra i due gruppi, nel momento in cui c'è lo spazio per effettuare il tiro, l'arrestato, insomma, il fermato, esplode un colpo d'arma da fuoco, colpisce Catania Domenico, che insomma, poi verrà trasportato in ospedale ferito. Diciamo che fortunatamente è uscito un ferito solo, ma dalla dinamica in cui c'è stata, il momento in cui c'è stata la colluttazione, anche in forza c'era un'arma carica e armata pronta a sparare, circostanza che viene replicata più volte perché il fermato tenta in un primo momento di sparare, evidentemente l'arma si inceppa perché noi troviamo poi un colpo inesploso nel corso del sopralluogo, e reitera l'azione da fuoco poco dopo, nel momento in cui nessun altro si frappone tra lui e Catania. Quindi una dinamica lineare precisa che culmina con la fuga dell'autore del reato, quindi assistito da altre persone, perché la macchina dell'autore del reato viene trovata sul posto, proprio in sede di sopralluogo a pochi metri dove c'è stato il tentato omicidio, viene trovata con le chiavi inserite, con il telefono abbandonato, quindi era chiaramente lineare la dinamica che avesse fatto l'azione a fuoco e fosse scappato, quindi con un'altra autovettura di altre persone che in quel momento lo accompagnavano e l'hanno favorito fino a poiché al momento in cui non si è consegnato. Questa la dinamica ha sparato il caricatore, solo un colpo praticamente è andato contro, poi ma solo uno è andato a segno. Uno è a distanza ravvicinata, quello che vedete dalle immagini, quasi a bruciapelo ha sparato. Poi un'altra, non so se il capitano vuole dire qualcosa, perché oltre al collega Lotor che mi teneva aggiornato costantemente, che ha seguito anche nella notte e aveva preparato il provvedimento di fermo in tempi record, devo dire che la ragione per cui il soggetto si è costituito perché praticamente lo hanno braccato, io non so quante precisioni sono riusciti a fare, sono stati tutti bravissimi. Dal nostro punto di vista l'analisi più squisitamente investigativa già fatta dal capitano Bui ha reso un'idea di quello che era insomma la dinamica che si è verificata. Dal nostro punto di vista, visto anche il quadro che era fondamentalmente chiaro, vista la sollecitudine con la quale ci si è attivati subito dopo l'evento, è stato creare quella cornice che non sempre si riesce a fare, ma che fondamentalmente fa parte del nostro know-how, no? Cioè del comando provinciale, di creare questa che è una sinergia, quindi di dare il tutto
il supporto necessario per far sì che la persona fosse indirizzata in un certo senso a fare quello che poi ha fatto dopo fondamentalmente neanche 48 ore e grazie appunto sia all'opera di ascolto anche delle stesse persone che hanno aiutato ma non in parte, cioè, o quantomeno non per quanto speravamo, ma grazie per appunto al dispiegamento di forze che è avvenuto, seppur presi insomma un attimo di soprassalto perché era anche un momento concitato, però ha fornito i suoi frutti e per noi è un grande motivo insomma di merito e di plauso, cioè per noi stessi e anche per l'autorità giudiziaria stessa che abbiamo cercato di coadiuvare al massimo. Poi un'altra cosa, perché adesso si prevengo la possibile domanda, i due soggetti purtroppo non sono soggetti sconosciuti, la vittima era imputato in Rinascita Scott perché accusato di un attentato omicidio anche dal collaboratore di giustizia, l'autore della sparatoria è figlio e fratello di soggetti attinti da misura cautelare Rinascita Scott e nipote di uno dei soggetti ritenuto boss di primissimo piano a Zungri, sempre Rinascita Scott e tutte le indagini della DDA svolte in precedenza. Ci conferma Barbieri? Diciamo sì, 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 no, Barbieri, no, Barbieri Francesco, lui è figlio di Francesco, di Antonino. È nipote di Perpone Corinna. I complici sapete già? Sono in via di identificazione. Non verrà tralasciato nulla. Dall'ultima delle contravvenzioni commesse fino al tentato omicidio non verrà tralasciato nulla, nessun soggetto, non saranno tralasciati i favoreggiatori, non saranno tralasciati soprattutto l'omissione di soccorso, perché non è concepibile che si passi vicino ad un ragazzo riverso per terra e non ci si fermi neanche per o non si faccia una telefonata per avvisare il 118, non dico i carabinieri, ma almeno il 118. Io dicevo che il provvedimento era praticamente pronto subito, ma venne aspettato per una decisione relativa alle indagini. In che senso? Cosa potevate ricostruire? Ovviamente il dispiegamento di forze che hanno messo in campo i carabinieri, cioè non solo il nucleo investigativo, la compagnia, ma tutte le stazioni. Noi speravamo di beccarlo immediatamente, ovviamente un provvedimento di fermo lo possiamo notificare nel momento in cui fermiamo la persona. Io pensavo che si costituiva anche prima, perché era chiaro che lo avevamo identificato, ovviamente non potevamo dare la notizia, ma lo stavamo e sono stati bravissimi a baraccarlo. Io intendevo la ricostruzione che poi vedete. Era stata fatta da loro e dal collega locale. Già nella notte era tutto chiaro. Avrà parlato anche il ferito. Purtroppo no. Questo rientra il ferito poi ci sono le armi, nessuno ha parlato. È tutta attività investigativa. Neanche il ferito ha parlato. Io addirittura ho negato che fosse stato ferito. Sì. Non è si è sparato cosa. Da solo? No, ha ignorato, ha scoperto da noi che era stato sparato. Era stato che l'abbiamo comunicato noi perché lui non se ne era accorto. Un po' questo è giustificato dall'estrazione, cioè dal fatto che cioè, se è imputato di rinascita per un tentato omicidio la dice lunga, ovviamente non si collabora mai. Ma che non lo facesse nessuno, cioè non è che c'era un solo ragazzo da vicino, c'erano tanti, ma che nessuno abbia detto una parola, questa è una cosa grave. Quanta gente c'era alle 3 più o meno in Piazza Morelli davanti al motorocar? Penso che siamo intorno alle 15 persone. Intorno alle 15 maschi, persone, femmine, alcuni diciamo vi do i dati che purtroppo noi siamo abituati, lo sapete, a operare in circostanze in cui i testimoni sono zero. Quindi diciamo tralasciamo anche la fonte testimoniale come prova.
Ora, la questione allarmante intanto è che generalmente parliamo di ragazzi attestati tra anno di nascita 2000-2003. Quindi abbiamo purtroppo il locale era ancora avanzato. Cosiddette nuove leve. Il locale, non, quando siamo intervenuti noi, non era aperto. Noi siamo intervenuti solo su segnalazione del 118, che interviene sul posto e costata la ferita d'arma da fuoco. Le persone presenti erano circa 15. Quindi tutte queste persone, tutti, cioè siamo al centro di Vibo. Ma tutti legati ai due soggetti? No, al di là delle legati o non legati, c'erano un sacco, c'erano persone a Vibo, anche legate, ma anche persone non legate a dalle immagini che vedrete chiaramente che nel momento in cui viene esploso il colpo d'arma da fuoco, alla centrale operativa non giunge nessuna chiaramente segnalazione. Ma le macchine iniziano ad allontanarsi, tra l'altro facendo slalom sul corpo del ferito per terra. Quindi questo è un quadro, diciamo, come diceva il procuratore, deludente, perché pensavamo di essere arrivati uno step un po' più avanti. No, non ci siamo arrivati, interveniamo, diciamo, seguiamo la pista investigativa come sempre e facciamo le indagini. È chiaro che è un dato allarmante questo a livello sociale. Secondo me è il dato più allarmante. È il dato più allarmante, ma per questo io dicevo, io ho ricevuto delle segnalazioni di genitori preoccupati. La domanda non è peregrina, è una domanda intelligente. Cioè, le tre erano ancora belle. Io di questo ho parlato con il progetto, delle lamentele che sono giunte. E indipendentemente dal locale, da quel locale o dagli altri locali, so che, ne abbiamo discusso col prefetto, verranno presi dei provvedimenti in questo senso, perché forse una regolata, un limite bisogna darlo. Da che eravamo tutti chiusi al fatto di tollerare determinate situazioni, e sicuramente il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, tutte le forze dell'ordine saranno molto attente a questa recrudescenza di... e spavalderia anche nel mostrare le armi. Adesso io non so se è vero o non è vero quello che mi è stato riferito, io sono abituato a ragionare con dati di fatto e con le prove alla mano, però se tanti genitori si lamentano del fatto che i figli vedono in prossimità di locali gente passare con le pistole che fanno vedere, è una situazione che deve destare preoccupazione e bisogna intervenire. E sicuramente interverremo a livello istituzionale, come siamo stati abituati a fare in quest'ultimo. Ma se capisco la lista, per che cosa è venuta? All'originale, a luna? Se qualcuno parlasse, forse riusciremmo a capire bene. Noi possiamo ipotizzare, stiamo facendo delle varie cose. Le chiedo scusa, se si stavano scontrando due che volevano... Diciamo, l'unica cosa che possiamo dire è dalle identificazioni delle persone che sono due gruppi provenienti da due aree diverse, quindi un gruppo che fa parte della città e un gruppo che viene da fuori. E quindi il motivo dello scontro può essere riconducibile a questa diversa provenienza. Poi il resto, come ha detto il procuratore, possono essere solo ipotesi, perché l'unico dato di fatto su cui ragioniamo è questo. Lui non voleva scegliere, gli altri che volevano ottenere. Diciamo che c'erano stati degli attriti anche in passato, no? Io ho fatto rinascita ascolto e ricordo determinate cose e determinate, ovviamente di questo discuteremo anche con la DDA, perché alcune cose secondo me devono essere poste all'attenzione della DDA, come sempre abbiamo fatto in questi due anni. Il resto del mondo investigativo sta lavorando e continua a lavorare costantemente con la distrettuale di mafia di Catanzaro, lo faremo anche in questa circostanza e cercheremo di intervenire sul nascere, perché questo è quello che dobbiamo fare. Quindi non si è messo in un certo senso una parte di parola fine con Rinascita Sport, sta ritornando qualcosa fine, che la... forse era in incubazione all'epoca e dopo due anni, diciamo che la parola emergendo. Ho detto una parte. La situazione di Vibo degli ultimi 20 anni era una situazione molto molto compromessa da questo punto di vista,
ci sono stati dei periodi, degli anni in cui, e questo emerge chiaramente dall'indicazione per la Procura di Giustizia, in cui il territorio vibonese e la città era in mano alla criminalità organizzata. Ora tantissimo è stato fatto dalla DDA, non solo con Rinascita Scott ma anche con altre operazioni. Pensare che una situazione del genere si riuscisse in così poco tempo, se non cambia la mentalità, a mettere la parola fine era utopia. Però neanche questo, cioè la delusione nasce proprio dal fatto che speravamo, dopo Rinascita Scott e dopo le altre operazioni, che quantomeno qualcosa fosse cambiato. È vero che sono ragazzi giovani che tendono a riprodurre quella mentalità mafiosa, no? Ci sono degli ambienti dove purtroppo nel Vibonese si cresce a pane e pistole, questa è la verità. Noi pensavamo che le pistole fossero messe un po' da parte. E l'azione immediatamente successiva a Rinascita Scott era volta a questo. È stato fatto tanto, soprattutto sì, allora, no, è stato fatto tantissimo. E quindi la delusione nasce dal fatto che pensavamo, non dico di mettere la parola fine, ma di rallentare. Invece questa situazione è messa subito dopo la fine del lockdown, ancora non è finito del tutto, ci fa preoccupare alquanto, perché forse non ha... E anche il fatto che in questo periodo qualcuno aveva iniziato a parlare e adesso di nuovo no, niente. C'era nulla. Di fronte a questo fatto siamo tornati al pre-rinascita, anzi forse anche peggio. Peggio ancora, perché qualcuno almeno prima parlava, uno, due, ma parlava. Sì, ma si è formati al punto di partenza praticamente, quello è discorso. Cioè, tranne le eccezioni, io quelli che hanno parlato di collaboratori li ritengo un'eccezione. Noi speriamo che con perché questa... la stragrande maggioranza. No, la stragrande maggioranza purtroppo in questo circostanza dobbiamo registrare che non ha dato risposta. Non ha dato risposta e noi speriamo con la nostra azione, con l'azione di tutte le forze dell'ordine, perché. Ripeto, ad ogni azione c'è stata immediatamente la reazione dello Stato, che con questa attività riusciremo quantomeno a far invertire la rotta, non dico per cambiare le cose perché è veramente difficile. Diciamo che non siamo tornati indietro perché adesso le risposte sono pronte, immediate, a tutto campo. No, vabbè, no, possiamo continuare ad assegnare, certo. Noi non molliamo, nel senso la nostra convinzione che... Una determinata cultura venga finalmente messa da parte. Il messaggio vostro è chiaro, se le cose si risolvono. Diciamo, rispetto al passato, ecco, le risposte adesso cominciano a essere veramente chiare. Il discorso che c'è solo una vostra risposta. E questo è il rammarico. Manca quello della scuola, manca quello delle famiglie, perché se mio figlio sta in giro fino alle 3, io gli spezzo le gambe, non lo faccio stare in giro fino alle 3. Però è anche vero che ci sono bambini, io li vedo nel weekend, bambini in giro, 14 anni, 13 anni, eccetera. Dire, che sono in giro, noi siamo tardi dal lavoro e si vede in giro alle 11:30 mezzanotte. Ma guarda, io spererei da direttore che di lasciarlo libero e tranquillo, anche non dovrebbero esserci altre persone di sorveglianza. Vogliamo anche noi. Va bene. La chiamata 118, chi la fa? Lui in realtà si rialza, lui si rialza da solo praticamente. Una cosa particolare è che lui giace al suolo e sale, perde i sensi. E quindi probabilmente chi passerà lì può anche averlo pensato morto o moribondo. E lui a un certo punto, dopo un po', quindi lasciato solo, passate anche le macchine, a un certo punto riprende i sensi e da solo si è alzato, si vede ovviamente ferito, si vede barcollante al braccio e si avvia verso la fine del corso, quindi fa tutto il corso. Verso, come se volesse andare verso l'ospedale a piedi, insomma, prende in direzione. E come ci arrivo? Questo è ma qualcuno chiama il 118? Lui si siede davanti alla panchina del locale, sì. Si siede e si applica una borsa di ghiaccio perché la troviamo poi, cioè, quindi rimane là. È un corso molto lungo, perché lui è ripresentato e si è messo, si rialzato. Chiaramente lui si alza. Fa 10 metri, si siede sulla panchina del locale, là viene, diciamo, soccorso, tra virgolette, nel senso che qualcuno si avvicina, e poi c'è l'arrivo del 118. Questo noi arriviamo dalla segnalazione dell'arrivo al 118. Qualcuno l'ha chiamato. Qualcuno l'ha chiamato. Quello che
corso e soccorso. Ma sì, ma era la rosa del ghiaccio, uno sa volta che era a distanza, non nell'immediatezza per avvisare le forze dell'ordine, ma a distanza di qualche 10 minuti. No? Un po', c'è stata una telefonata che ha allertato il 118. Che probabilmente ha visto questo che era in quelle condizioni, però questo stiamo ricostruendo, ci siamo concentrati da prima ad accertare il fatto e a fermare l'auto, adesso ricostruiremo tutto. Una baraonda che è durata circa un paio d'ore, cioè dalla prima rissa intorno all'una fino agli spari delle tre, in due ore in pieno centro nella notte abbiamo solo una segnalazione dopo che tutto era successo, quindi una ragazza che ha chiamato il 112 per avvisare che era successo qualcosa di grave. E poi noi veniamo ufficialmente allertati solo quando intervengono i sanitari dell'ospedale che subito chiamano. Certo, sono obbligati a chiamare. Più è inquietante che in un paio d'ore non sia arrivata una sola segnalazione, nemmeno per gli schiamazzi, non fosse altro. Quindi anche lo spirito con cui ci si rassegna a questi atteggiamenti prevaricatori è mortificante. Lì la gente abita. Sì, in pieno centro stiamo parlando. Quindi effettivamente I rumori di questo genere sono abbastanza frequenti. Non dico la segnalazione per lo sparo o qualche collaborazione, ma nemmeno segnalato che per due ore si erano impadroniti del pieno centro facendo queste scorribande, queste liti, risse, schiamazzi. Poi immaginate nella notte come il tutto viene amplificato. È anche una rassegnazione da parte delle persone che subiscono questa cultura. Perché le segnalazioni molte le erano fatte. Al 112 no, io ho fatto una riga personalmente. Era solo una telefonata, ma abbondantemente dopo i fatti. Va bene, grazie. Per i ringraziamenti a tutti. Non ricordo come quello solito. Anche noi bracchiamo le nostre. Franci. Aspetta che si piace il sistema. Aspetta che si piace il sistema. Siamo tutti amici. Assolutamente. Perché voi siete cosi. Un attimo solo, ragazzi, che mi organizzo. Prova. Giù il microfono. Datemi che per quanto mi riguarda, signora maresciallo, si può mettere dietro il procuratore da lei così la vedo? Sì. Perché facciamo un'inquadratura? No, sono entrambi. Va bene entrambi. E perché non si vede? No, perché da qui. No, va bene, ok, sì. Era solo che da qui non la vedevamo, capito? Ok, così. Ci siamo? Un attimo, ancora no. Ancora no. Metto a fuoco tutto, ok, sì. Via. Operazione Lampo che risolve questo fatto, però rimangono tante situazioni inquietanti che bisogna denunciare. Sì, è stata un'operazione Lampo della quale ringrazio, oltre che il collega Lotoro che è stato bravissimo, ha seguito tutta la notte tra sabato e domenica come erano andati i fatti e avevamo preparato il provvedimento di fermo a distanza di pochissime ore, i carabinieri che sono stati eccezionali. Purtroppo non abbiamo avuto nessuna collaborazione, questo è il rammarico e la delusione. Noi pensavamo dopo Rinascita Scott che le cose fossero cambiate un minimo, invece non appena c'è stata la riapertura dopo il lockdown si sono ripresentate determinate situazioni. Assoluta mancanza di collaborazione da parte delle persone presenti, tant'è che i carabinieri hanno dovuto fare uno sforzo immane per individuare immediatamente solamente con uno sforzo investigativo il responsabile. Noi ovviamente l'avevamo individuato immediatamente avevamo redatto il provvedimento di fermo, lo stavamo cercando e poi grazie ai rastrellamenti, alle perquisizioni che sono state fatte in tempi record dai carabinieri, ieri sera si è costituito perché si è sentito braccato. La cosa grave è che nell'ultimo periodo io ho ricevuto tante segnalazioni anche da parte di genitori che lamentavano il fatto che i figli, e questo purtroppo nella mentalità bibbonese è una metodologia troppo radicata, i figli frequentavano dei locali e vedevano questi ragazzotti che tendono a controllare il territorio, ad avere il predominio in prossimità di determinati esercizi commerciali che andavano in giro anche sfoggiando armi da fuoco. L'opera che abbiamo fatto in quest'anno e mezzo purtroppo evidentemente non è servita a limitare il fenomeno e continueremo a cercare le armi e a fare anche ulteriori sequestri. Devo dire che ho sentito
immediatamente anche il prefetto, che, con il quale collaboriamo e che è particolarmente sensibile e attento a questo fenomeno, e credo che verranno presi dei provvedimenti seri anche per limitare la movida, una certa movida sul territorio vibonese. Purtroppo non possiamo abbassare la guardia. Pensavamo che determinate cose non succedessero più. A Vibo i conti si regalano purtroppo con le armi da fuoco e l'ultima parola viene sempre lasciata, una pistola o un fucile, per cui l'azione di repressione, di prevenzione deve continuare e deve essere ancora più efficace che in passato. Non sono finite le indagini, ci sono anche dei complici da rintracciare o persone che hanno evitato di avvertirvi. Le indagini non sono concluse, noi abbiamo concentrato tutta l'attenzione ovviamente all'identificazione dei soggetti, la stiamo per concludere e a provvedere e a fermare l'autore della responsabile. C'è un filmato che è terribile da questo punto di vista e dimostra tutta la pervicacia. Stiamo svolgendo tutta un'ulteriore attività perché dobbiamo contrastare anche l'omertà, purtroppo, i favoreggiatori, quelli, e anche l'omissione di soccorso, cioè vedere le macchine che passano vicino ad un corpo che per loro è esanime, perché sembrava morto, facendo lo slalom, è una cosa deprimente, è una cosa che è inaccettabile. Quindi anche le omissioni di soccorso, se sarà possibile, provvederemo a contestare. Dall'ultima contravvenzione fino al tentato omicidio, contesteremo tutto, perché solo così possiamo spingere la gente anzitutto ad evitare che certi fenomeni accadano e quantomeno poi a collaborare, perché se non invertiamo la rotta e la mentalità nel vibonese non cambierà mai nulla. È una questione di ordine pubblico, ma è soprattutto una questione sociale e culturale. È una questione sociale e culturale, purtroppo. Questa è la delusione più grande. Cioè, noi pensavamo che dopo Rinascita Scott, le manifestazioni e tutto il resto, qualcosa fosse cambiato. Invece in questo caso abbiamo registrato l'assoluta mancanza di collaborazione, oltre che il fenomeno dell'utilizzo delle armi per risolvere le risse, incidenti stradali, ogni situazione viene regolata in questo modo, ma la cosa più deludente è che non c'è stata neanche una telefonata al 112, adesso è venuto in pieno centro, dei ragazzi che hanno fatto la rissa, ci sono state delle aggressioni terribili, hanno sparato e non è arrivata una telefonata, se non a distanza di tempo, quando ormai tutto era cessato, e questo è alquanto deludente. Ok, grazie.